di nuovo, benvenuta al convegno di Libero Pensiero, da me ideato con la collaborazione preziosissima di Matteo, che in realtà è stato il fautore principale nel chiedermi di organizzare un evento qui sul territorio, e ho detto se vieni come regista, io ho detto mi devi portare però la persona della Lega che più si è impegnata per difendere il libero pensiero. E ho l'onore di avere qui con me, al Prato degli Angeli a Monterezzo, il senatore Claudio Borghi. Veramente... Perché arrivare fin qui sulle colline non è da tutti, soprattutto. Grazie per la presenza. E così una parentesi un po' leghista, cioè questo dimostra l'attenzione al territorio, ma concreta, non solo annunciata. Avere un senatore, importante come lui tra l'altro, mi permetto di dire, che viene nella frazione del comune dove anche alle elezioni, non lo sappiamo, magari non vengono mai i parlamentari, vengono solo a dire quello che bisogna fare, da un ordine dove andarsene, invece avere uno che viene qui, che ascolta il territorio, che porta delle proposte, consapevole del fatto che magari se va in città hai folle molto più ampie, ma è importante ascoltare anche ogni singolo comune, ogni singola realtà, perché Monterezzo ha delle problematiche diverse dall'altra vallata della Pelino, ha delle problematiche diverse dalla Bassa, delle problematiche diverse dalla città. Quindi essere consapevoli dell'importanza del territorio, di come si vede delle persone, sconnata la differenza, quindi è un doppio onore avere qui. Assolutamente, e quindi continuo con la storia. Con la storia un po' dell'evento, che in realtà tolgo ulteriore tempo al senatore Borghi, perché appunto è qui perché è membro di commissione Covid e veramente uno dei più attivi nel difendere i diritti del libero pensiero tra i partiti maggioritari. E quindi io vorrei che si raccontasse un po' la sua attività, in particolar modo in questo ambito. Grazie davvero, grazie a voi per essere venuti in un posto dove difficilmente sarei passato, perché l'Italia ha tanti, cioè voi immaginate, io sono eletto in Toscana, no? Immaginate quanto, insomma, non troppo distante da qua, insomma, immaginate quanti sono i posti bellissimi che ho visto, e l'Italia vera è un po' quella lì, perché tante volte, guardate che anche se si fa un incontro in una città particolarmente grande, non sempre c'è questa gente che io vedo, perché tante volte nelle città grandi si è anestetizzati, mentre invece i comuni e così via sono la cifra dell'Italia, e devo anche dire che forse è anche una delle cose che ci consente di essere al governo, perché ormai capite bene, e lo vedete anche dai risultati elettorali che ci sono in tutto il mondo, non è più una divisione fra sinistra e destra, ma neanche fra nord e sud. La grande divisione che si vede nei risultati elettorali è fra città e fuori città, diciamo così, no? In città, specialmente in quelle più grandi, le capitali, le metropoli, quelle globalizzate, dove tutto il vantaggio di un mondo globalizzato si concentra in quel punto, no? Quindi quel via vai di pochi eletti, delle elite di ricchissimi, no? Che si spostano con l'aereo come se si spostasse la bicicletta, che perché possono essere a Milano, a cenare un ristorante 3 stelle Michelin, e poi dopo essere stati in un albergo di lusso prendono e ripartono, per Milano è un grosso vantaggio, motivo anche per cui Milano e Milano sono convinti che il mondo vada benissimo. Basta uscire un pochettino e si ha una realtà che è lievemente differente, e quindi noi cerchiamo ovviamente di parlare a questa realtà, però giustamente non sono qua per parlare di economia, che dovrebbe essere la mia materia, ma per parlare di sanità e di libertà di scelta. Come ci sono capitato? Io non mi ponevo il problema, cioè nel senso, per me la questione del vaccino, questo tipo è una roba che si doveva fare, cioè tipo, cos'è che bisogna fare? Dunque, il rinnovo della patente, il vaccino, questo tipo, proprio non era un mio problema. Ho
cominciato a incontrare i gruppi per la libertà di scelta quando ero in consiglio regionale Toscana, quindi epoca abbondantemente pre-Covid, no? Così via, e all'epoca c'era un atteggiamento un po' da testimone di Geova, non so come, cioè di solito arrivavano con una borsettina, no? Con questo tipo, noi siamo del comitato libertà di scelta, io di cosa? Cioè proprio non sapevo neanche scegli che. No, dice, ma insomma, per la libertà di scelta vaccinale. Caso lei, non siete mica obbligati, no, non è che non siamo obbligati, in realtà ci sono tante situazioni, specialmente per i ragazzi, no, e così via, che stanno, diciamo, stanno girando in una parte sbagliata, no? E di base si riferivano alla legge Lorenzin. Che io all'epoca, appunto, essendo che non era la cosa di cui mi preoccupavo, era totalmente fuori dai miei parametri, no? Dopo che mi spiegavano le cose, dicevo, guardi, sì, io sono d'accordo con voi, nessuno deve essere obbligato a fare niente, figurarsi una cosa poi così personale, poi figurarsi con i bambini, non mi sembra una cosa... No, dice, però guardi, stia attento perché stanno andando in quella direzione lì. Alla fine un po' di ragione ci avevano. Però io ero convinto, entrando poi ovviamente animato, ripeto, pur la mia occupazione principale in quel momento era la libertà economica, no? Cioè questo era ovviamente quello il mio pensiero base. Ero entrato in politica dopo una vita che facevo tutt'altro, per avere la libertà di moneta, questo era il mio obiettivo iniziale, no? Lavoravo in banca, non ero accorto di niente, a un certo punto me l'ho reso conto che l'euro ci creava qualche piccolo problema semplicemente perché avevamo dato le chiavi del nostro portafoglio a uno che stava a Francoforte e di solito non è mai una bella idea, no? Cioè dover chiedere a qualcuno se per caso ti dà la cosa tua, no? Che dovrebbe essere il tuo diritto di avere del denaro, di avere una moneta, mi aveva fatto veramente imbestialire. E da lì ho iniziato la mia attività politica. Però uno dice, ma figurarsi, io che voglio la libertà di moneta, figurarsi se non posso non volere la libertà di uno di farsi un trattamento sanitario oppure no, quindi avete ragione. Si inizia l'attività politica e all'epoca io seguivo, prima di entrare in Lega, semplicemente andavo da chi portava avanti la mia idea sull'euro, no? Uno dei primi che portavano avanti le mie idee sull'euro furono i 5 Stelle, perché il primo video famoso dove evidentemente anche lui mi conobbe in quello me lo fece Messora, che era di Video Blu, che all'epoca era uno dei primi canali, diciamo così, di controinformazione. Adesso vedo che fortunatamente si moltiplica, no? Ecco, no? Ed è una bella cosa. Parlando con loro ne avevo tratto l'impressione che fossero tutti per la libertà vaccinale, per la libertà di scelta. Quindi quando all'epoca, in quel periodo indimenticabile, perché fu un periodo indimenticabile quello del 2018, quando a totale sorpresa si creò il governo Lega 5 Stelle, no? Vi posso assicurare che è stato un momento che io ricorderò per sempre, perché vedere da neofita della politica, sì, avevo 3 anni di esperienza di consiglio regionale Toscana, ma tutta un'altra cosa, è un po' come il consiglio regionale Emilia, eh? Cioè tu stai lì e vedi il PD che fa quello che vuole, lui lì dietro e lì, insomma, no? Non vediamo come va, vediamo come va, però fino adesso è stato così, no? Io conto che anche a Toscana l'anno prossimo ci sia il cambiamento epocale, però vediamo, se uscite voi io vengo qua, vi vogliamo per 5 giorni. Comunque, il punto che cos'era? Era che la mia impressione, andando all'interno, ero uno di quelli che erano incaricati di fare il contratto di governo. Vi dirò, all'epoca del contratto di governo neanche ci avevo tanto pensato sulla questione della libertà di scelta, tanto fossi convinto che tutti loro la pensavano così, cioè di base nell'impressione era che il Movimento 5 Stelle fosse un partito novax, no? Perché più o meno tutti quelli che pubblicamente parlavano di quell'argomento era così. Salvini ne parlava ogni tanto quando glielo chiedevano, e
faceva la stessa risposta mia, non perché ne sapesse qualcosa o cose di questo tipo, ma perché istintivamente lui è contro gli obblighi, proprio per sua natura, ecco, ma qualsiasi obbligo, ecco, non lo convince. E vi dico che purtroppo il duro scontro con la realtà mi arrivò al primo provvedimento che del governo Gianluverde, che fu un decreto, credo, uno dei soliti decreti di proroghe, qualcosa del genere, dove bisognava decidere se far saltare la Lorenzin subito oppure no. Chi c'era all'epoca un po' si ricorda, io che proprio ero presidente del Consiglio di Bilancio, era nella mia commissione, la davo per scontata. Ecco, così arriva il parere da parte del ministro della salute, che all'epoca era il ministro, e dice no, povero. Ma scusate, ma siamo qui ma anche tutti i deputati erano tutti molto meravigliati, perché dicevano ma come mai? I nostri in prima fila, cioè c'era due deputati dell'Emilia Romagna dentro in quella commissione, che purtroppo non ci sono, comunque Manuela Cestari e la Tomasi, l'avvocato Tomasi, che arrivano da me con gli occhi spiritati, no? Dicendo, perché sai, loro presidente mandavo nelle cose, ma dice, ma no, ma dicono che vogliono, che non vogliono abolirla. Da lì ci fu una roba, no, ferma tutto, chiama Salvini, aspetta un attimo, rivediamo la definizione, così via. Si cercò un accrocchio tale per cui l'aspetto sanzionatorio della Lorenzina diventava un pochettino più soft rispetto a quello che era originariamente, però cioè, cosa facevi? Prendevi. Uno potrebbe dire sì, dovevi fare così, magari ci sarebbe risparmiato del tempo perso o similare, però capite che c'è l'emozione anche del momento, cioè tu sei lì che per la prima volta sei al governo con un'alleanza rivoluzionaria, al primo pensando di poter cambiare tutto, di poter smontare l'Europa, gli obblighi e così via, e al primo provvedimento che fai, la crisi di governo per la Lorenzin, è una roba che politicamente non era immaginabile, no? al momento, semplicemente si era vista come un che strano, però se andate a rivedervi gli interventi verbali, perché qua sono tutte cose che rimangono di quell'epoca, si coglie questa sorpresa, no? Che è stata la prima sorpresa, e volendo sarebbe stato il primo campanello d'allarme che qualcosa nella catena di controllo del Movimento 5 Stelle non funzionava. Pubblico, io privatamente l'avevo qualche come, cioè essendo, come ho raccontato tante volte, quello che era la mia preoccupazione principale, che era la moneta, primo minuto del tavolo di confronto, ma di moneta, ma no, di moneta parliamo, perché bella, guarda, cosa vogliamo andare tutti a casa subito? Va bene. Allora avevo pensato di inserire tutta una serie di altri dettagliuzzi, no, che avrebbero potuto essere utili, ma si era capito da subito che con 5 Stelle la rivoluzione non si faceva. E infatti, quando poi insomma, chi mi segue lo sa, cioè quando all'epoca si era pensato e si era detto, perché sembra strano, ma i governi non è che vengono fatti con la programmazione, cioè, a un certo punto ci si trova in molti di meno in una stanza e si dice dai, allora che facciamo? Partiamo col governo? Eh sì, partiamo col governo, dai, no, e chi fa che cosa? Tu, dove fare tu? E così via. Perché i tempi sono molto stretti, no? E quindi avendo visto crescere quel governo, partendo dal contratto di governo che metteva le basi del se si sarebbe potuto trovare dei punti comuni, no? E similari, io avevo scelto, come mi sempre lo sa, di andare in Parlamento e non andare al governo, perché capivo che quella era una legislatura in difesa, perché non avremmo fatto la rivoluzione, diciamo così, così come sapevo che non l'avremmo fatta con questa legislatura, perché non si era pronti, non c'era la mentalità giusta, non c'era la capacità di poterlo fare, non c'era ancora stata la penetrazione
diciamo, nelle vene dello Stato per poterci anche solo pensare. Perché uno arriva, l'ingenuità incredibile, che uno arriva e dice: ma tu c'è, sei il Parlamento, fai quello che vuoi, no? Ma tu sei il governo, fai quello che vuoi, no? Tu sei il Parlamento, sei il governo, ma c'è la magistratura, il Presidente della Repubblica, il Corpo Costituzionale, la Banca d'Italia, no? E di questo tipo, tale per cui se tu arrivi lì, io adesso, dopo tanti anni, un po' me la cavo, ma lo sguardo con cui ti guardavano all'epoca quelli dei palazzi era molto chiaro per chi lo sapeva leggere, cioè del tipo: guarda che tu non duri come un gatto tangenziale, né? Cioè, e infatti 5 Stelle Lega era durato quello che è durato, e adesso stiamo vedendo anche alcuni, con la questione del dossieraggio, alcuni dei metodi che avevano utilizzato per mettere in zizzania quel governo. Io ho scritto, non so se l'avete avuto un modo di vedere, tenete presente che questi metodi poi vengono utilizzati anche per i vaccini, vengono utilizzati anche per mettere in giro qualsiasi bugia, no? che debba passare come concetto. Fatto un esempio: bonifico di 14.500 euro fatto dal tesoriere Giulio Centemero a un fornitore, poi lo sono anche andato a chiedere che cos'era, non l'ho scritto perché è un dettaglio, era un lavoro di design per alcune cose che dovevamo mandare in giro come gadget, no? Bonifica di bonifica 4.500, la società lì che faceva design e quelle cose lì era dentro in la holding, era una holding lussemburghese, e loro lavoravano qua in Italia, quindi apparentemente tu avevi una società italiana, una SRL, a cui tu facevi un versamento per un servizio. Essendo però che la holding era lussemburghese, è ovvio che nessuno lo sa. Quando tu fai il pagamento a McDonald's non lo sai se la holding di McDonald's dove è messa, se in Olanda o quello che dico, tu fai il panino, non ti interessa cosa c'è dietro. Ha dato origine a una segnalazione di operazione sospetta, perché evidentemente quella banca lì aveva messo dentro come filtro pagamenti superiori ai 10.000 euro e a entità che anche direttamente possono essere riferite a Lussemburgo. A un certo punto arriva un gruppo di potere che chiede a chi può andare a vedere quelle segnalazioni se c'è qualcosa di strano sul conto di Giulio Centemero. Appare che lui sì, effettivamente ha fatto quell'operazione lì che è giudicata sospetta, ma non perché ci fosse niente di male, no? Cioè, semplicemente la banca in automatico la mette lì e nessuno la può vedere se non c'è un'indagine, no? Invece lì un finanziere, un verme del verminaio, uso le parole di Cantone, che invece ha accesso a tutti all'interno della Direzione Nazionale Antimafia, prende e vede che Centemero bonifico, e il titolo successivo sul giornale era Lega di Governo e riciclaggio, l'indagine di Banca d'Italia che inguaia Salvini. Così è, cioè nel senso di immediata conseguenzialità. E io mi ricordo all'epoca, i 5 Stelle stavano scendendo un po' con i voti, no? Mentre invece noi stavamo un conto anche perché Salvini, insomma, quelle robe lì, andavano dai 5 Stelle e gli dicevano: ma ci credo che voi scendete con i voti. La vostra base vi ha eletti per onestà, e guardate con chi voi vi accompagnate. Cosa credete di salire? Vedete di mollarli in fretta, no? E così via, vedete di contrastarli quantomeno. Da lì, dal 2019, la convivenza con 5 Stelle aveva cominciato a diventare impossibile, perché loro, col fatto che scendevano i voti, no? Hanno cominciato a dire no su tutto, no? E così via. Allora a un certo punto si comincia a litigare, allora si comincia a dire: ma no, ma stacchiamo la spina, ma dove vuoi che andiamo alle elezioni subito, così facendo poi possiamo fare veramente le cose che dobbiamo fare, cambiamento, similare, tanto Mattarella ci ha detto la prima volta, genio, tanto sì. Zingaretti ci ha detto che è contento di andare a votare perché tanto sono tutti anziani, no? E quindi così lui li cambia, no? È similare, risultato, Speranza, Ponte, Borgese e compagnia. Quindi Speranza ce lo becchiamo da quel passaggio lì, no?
E poi a quel punto, quando vanno al governo loro, non è la stessa cosa. Cioè noi siamo pieni di difetti, abbiamo anche degli alleati che hanno dentro la Ronzulli. Quindi, cioè, non è che posso presentarmi come chissà che meraviglia, però loro hanno nell'ideologia quella di dire cosa tu devi fare. Si parlava prima quando eravamo fuori di ideologia. L'ideologia è quello, cioè a un certo punto un qualcosa che ti guida verso un obiettivo, no? I nostri possono essere magari un po' vaghi, la libertà, l'autonomia, cercare di avere una cosa nostra, no? E così questo tipo. Loro, e per loro intendo che Dio lo dice qui, per cui Emilia lo sapete, è quello di obbligare la gente a fare quello che vogliono loro, in modo tale da avere controllo personale. Quindi, piuttosto abile anche nel creare posti di lavoro, però intanto sono posti di lavoro loro, in modo tale che poi dopo tu sei costretto ad andare a dire grazie. No? È un accentramento, no? di potere che porta all'obbligare di la patrimoniale, non deve essere mai tua le cose che hai, la tassa sulla casa e similari. E la parte estrema di questo ragionamento, ho capito con grave ritardo, è il controllo del corpo. E vi sponda una cosa particolare, una versione che gli dà un piacere sordo, è il controllo del corpo e dei bambini. Perché loro puntano a quello. E cosa di più di costringere le persone a fare quello che dicono loro, e se non fanno quello che dicono loro devi essere più in casa, e uso le parole di Buglioni, come un socio, come un altro, e così via. Purtroppo è conseguenziale. Noi siamo, ripeto, strapieni di difetti. In certi casi, il Covid, vi posso assicurare che la Lega è stata per più danneggiata in assoluto, no? Dalle questioni Covid, il PAS, perché da una parte una parte importante del nostro partito, che sono quelli che vanno, diciamo, nel mondo della bergamasca e di questo tipo, che avevano un terrore assoluto, no? Di questa malattia, perché avendo la presa di tutto, vada male, io non so bene che cosa è successo, sarà una delle cose che appureremo con la commissione Covid, sperabilmente, ma hanno visto oggettivamente morire nonni, parenti, genitori e cose di questo tipo, e quindi tu non appena gli dicevi state calmi, volevano mettere le mani al collo, no? Ma non perché il loro pensiero fosse l'obbligo a fare qualcosa, perché tu non capisci, no? Cioè non è morta tua madre, non è morto tuo nonno, no? E tu non capisci. E quindi quello era difficile. Altra parte che era difficile da gestire è quella dei governatori, perché i governatori, in quanto non responsabili di quello che c'era da fare, perché la gestione della pandemia era statale, no? Quindi loro non potevano fare nulla, potevano fare soltanto cose, vedete l'idea pessima, potevano fare soltanto cose più stringenti. Quindi il limite statale, no? Se diceva metto il coprifuoco alle 10, grande cazzata, fa le tante cazzate. No, ma copri fuoco, cioè di notte il virus si aggira come un pantano, no? Se lo Stato diceva copri fuoco alle 10, una regione poteva dire no, lo metto alle 9, ma non poteva dire lo metto alle 11 o non lo metto, no? Cioè poteva soltanto fare una cosa più stringente. E da chi è responsabile legalmente, e non solo, con tutta la magistratura puntata, non doveva essere facile come periodo. Tenuto presente che dice, guarda te, che se arriva uno che muore alle 9.45, no? E io ho messo che si può fare il coprifuoco alle 9 invece che, e io ho tenuto il coprifuoco alle 10, magari non è che mi inquisiscono dicendo ma perché tu non hai spostato il coprifuoco più in là. Quindi di base erano partiti con l'idea di, nel caso di aumentare le restrizioni, no? Piuttosto che di diminuire. E non era semplice per nulla, è stato un periodo osceno, è stato un periodo in cui
all'interno del Parlamento c'erano un dilaniamento fra, anche fra amici, fra fratelli, questo tipo, con gente che ti veniva lì con gli occhi fuori dalle orbite, no? Per dire: ma tu sei un pazzo, tu non capisci. E io facevo una sola cosa. Avevo da una parte un'ideologia che mi diceva che ogni restrizione per me era assurda, e dall'altra parte guardavo anche i dati. Sai, capire che a un certo punto io posso avere anche l'ideologia, però se vedevo che, cazzo, non so, mettendo del pass, noi non morivamo, non c'era nessuno che si ammalava, mentre invece in Svezia, a Stoccolma, morivano come mosche, beh, qualche dubbio mi sarebbe venuto, no? Dicendo: ma insomma, però una cosa è giusta, no? Perché c'è arriva un momento dove la politica deve fare delle scelte, no? Invece succedeva il contrario. Cioè, qui da noi contagi a manetta, perché stranamente, se stai chiuso in casa, non è un caso che poi ti contagi, se devi concentrare il momento di fare la spesa in due ore, no, anche lì, ma che cosa strana. Chi invece non chiudeva niente, tutto a posto. Allora portavo dei dati, man mano che li avevo, cominciavo a essere più aggressivo. Ma niente, non il loro strumento era semplicissimo. Metto Green Pass, i contagi passano da 10 a 100. Quindi dici: ma cazzo, non solo è fatto una roba scena dal punto di vista costituzionale, dal punto di vista della libertà personale, dal punto di vista mentale, quello, ma i contagi sono per 10, ci vuole più Green Pass. La risposta era quella, è evidente, guarda come sta il contagio, ce ne vuole più. Che poi lo stesso discorso delle dosi: ma ho fatto una dose, ma non mi sento tanto bene, ci vuole una seconda, ma ho fatto due dosi, mi sento anche bene. Ci vuole più vaccino, cioè alla fine, no, con una bottiglia di Coca-Cola, con di vaccino attaccato al braccio, e di andare. Cioè, è stato, era veramente facile dal loro punto di vista avere sempre ragione. Perché una volta che si parte, no, con l'ideologia del è così, i tuoi argomenti falliscono. Quindi, non funziona. Ma le mascherine, guardate, io gli portavo i dati, era bello prendere i dati degli Stati Uniti perché li raccolgono, e lì invece era il contrario rispetto a noi. Lì gli stati potevano avere autonomia, no? Quindi c'erano degli stati che non chiudevano, degli stati che imponevano le mascherine, degli altri no. Guardate, sono due stati confinati, uno che mette obbligo di mascherina e l'altro che invece non lo mette, e non c'è differenza. Sarà forse che non guarda, figurarsi. E da lì ho cominciato ad avere come amici, no, Buniboni, Bassetti, tutta questa gente qua che stranamente con questa cosa ci ha fatto un po' di soldi, no? Perché la popolarità, cose di questo tipo. Io non voglio immaginare quanti sono stati i soldi che sono girati nell'Unione Europea, perché se hanno trovato i sacchi di soldi in casa di quelli per propagandare i mondiali del Qatar, i mondiali di calcio, che con tutta la simpatia, cioè nel senso, cioè devo fare un po' di pubblicità a una partita di pallone, cioè immaginate una roba dove giravano centinaia di miliardi. Immaginate cosa non era la disponibilità, oltretutto, di certe aziende che hanno una certa qual storia di corruzione, perché sin dai tempi cos'era? Poggiolini e Compagnia Bella, quelli ingotti dentro nel tuffo, no? E similari, quelli non è che arrivavano da altro che da, guarda caso, un vaccino obbligatorio. Non c'è pure ancora. Cioè, pur sapendo che all'epoca quello lì era un vaccino infantile obbligatorio che non serviva, no? E sapendo che era stato oggetto di corruzione, il vaccino c'è ancora. E a quel punto, poi dopo chiudo così, magari se ci sono anche o dibattito, domande, se vuole, che cosa stiamo cercando di fare? Beh, innanzitutto, prima cosa, fare conosciuto. Io so che uno dice, pensa che sia una cosa normale, ma non è una cosa normale. Cioè, il fatto che nel programma di coalizione ci fosse stato scritto che non ci sarebbero state più misure di restrizione di libertà personale, non è una cosa che è venuta facilmente. Perché, come ben ricordate, uno degli alleati, Forza Italia,
che dovrebbe, che anche lì una cosa per me allucinante, io non ho capito cos'è la genesi, no, di questa cosa, perché loro dovrebbero essere Partito della Libertà. Ma da dove gli viene il Partito della Libertà, che invece dice il Partito della Libertà che di passa e cose di questo tipo? Non lo so. Però quella roba lì non la dovrei conoscere. Devo dire, più che merito mio di riuscire a imporsi, no, alla fine, perché poi sempre, no? Perché in Italia avevamo già la vittoria in tasca, dice, ma non andiamo a regolarci queste cose che poi sono divisive, no? Quello che ha puntato i piedi perché fosse scritto era Siri, Armando Siri, che era incaricato, lui in questo caso invece della struttura del programma, e proprio il candidato in interno. E poi qui arriviamo anche a cosa si può fare per unire gli sforzi, perché sarebbero bastati pochi voti per eleggerlo, no? Ma in buona fede, poi dopo i voti si sono dispersi, il risultato passa a quello del primo. Quello non è stato una piccola cosa. E bene o male adesso, seppur il ministro sia un tecnico e tutto, però lo si vede l'intento, perché anche soltanto la questione delle multe, rimandarle su media, cose di questo tipo, se il governo non avesse voluto non si faceva. E il fatto di togliere il bollettino della morte, no? Quello tale per cui noi aprivavamo il telegiornale ogni giorno, c'era quanti sono morti dalla parte della... Questo è stato un segno importante, perché non c'è come quello, no, per condizionare la popolazione. È evidente che se tu hai il telegiornale oggi sono morte 400 persone, a quel punto capite che è subito il dibattito è condizionato, no? Poi dopo vai a dirgli oggi quante ne sono morte di cancro, quante ne sono morte di infarto, quante ne sono morte di adesso. E quindi gli obiettivi futuri dovranno essere due principalmente. Io al momento ne vedo uno immediato, che dovrebbe essere quello di abolire la Rovezzi. Perché se tutti sono d'accordo, se tutti erano d'accordo che era un'assurdità l'obbligo vaccinale per i bambini, oltretutto per in molti casi malattie che non esistono più o similari, per cui il rapporto rischio, anche senza voler avere una cosa ideale, no? Cioè io dico, io non ho ideologie sulla libertà, quindi devo fare cos'è la cosa più utile, no, per la salute dei cittadini. Il rapporto rischio-beneficio non c'è, perché io devo esporre qualcuno a degli effetti avversi che possono essere anche rarissimi a fronte di un rischio zero? Non ha particolare senso. E infatti ho provato subito con un emendamento, ma avete visto che non appena si tocca questa cosa parte una contraerea terrificante, no? Tu vuoi uccidere i bambini, questo era il momento, eh? Adesso mi inserisco io un attimo, perché appunto dobbiamo aprire la consapevolezza di chi magari ancora aperta del tutto non ce l'ha. Intanto cito qualche libro, perché questo se dovete andare a leggere sono sempre utili per approfondire. Ecco, Governare con il terrore di Giorgio Bianchi. Perché ci hanno fatto prendere da questa paura folle di un Covid che in realtà era un'influenza anche abbastanza banale se ben gestita? Perché altrimenti non sarebbero riusciti a impostare tutte queste manovre liberticide. Colonia Italia, vi cito. Perché? Perché se non si ha la consapevolezza che qui effettivamente decidiamo poco, ma che c'è qualcuno che dal di fuori ci sta manovrando, e torniamo al discorso del perché anche si cerca di fare questa alleanza, ovvero di mandare a casa i peggiori, che sono proprio quelli che attuano il più di tutti chiaramente questi piani. Ecco, se non siamo in queste consapevolezze, ovviamente si va poco lontano, perché cosa succede? Che appunto, io ci ho provato, ma non siamo riusciti ad attecchire. Ecco, questi sono i perché. Quindi dobbiamo ovviamente partire dal fatto che questa è la situazione. Piano pandemico del 2010 e nuovo ordine mondiale, altro libro. Ovviamente quando si affrontano questi argomenti si viene subito tacciati di essere dei complottisti, e ormai invece è sotto gli occhi di tutti che c'è assolutamente un'agenda ben precisa che viene portata avanti, e l'Italia sta rispondendo passo passo assolutamente in tempismo perfetto rispetto a quello che deve succedere.
Sempre collegato a quello c'è il Ministero della Verità, ovvero il fatto che tutte le cose importanti che vengono dette vengono tacciate come fake news, naturalmente. E quindi questi sono tutti i libri che, questi sono i miei, però chi li volesse mai sfogliare dopo siete invitati a farlo, ecco, si deve partire da questa consapevolezza, da questo livello, perché altrimenti è inutile. E perché appunto ci riuniamo qui oggi, anche se le provenienze sono diverse? Perché chi subisce di più la propaganda è proprio il Partito Democratico, che la attua perfettamente, cioè è il primo partito in Italia ad attuare strettamente tutte queste cose. E ovviamente lo vediamo su questo territorio. Sono bravi. Chiudo comunque. Lorenzin, prima cosa. Seconda cosa. Evitare la continua somministrazione del vaccino Covid, specialmente a chi rischia di fare più danni, perché è vero che non c'è obbligo e non ci sarà, questo è. Però anche soltanto il consigliarlo in certi casi è un'assurdità. Io ho fatto, diciamo, molto rumore ultimamente perché è aiutato da uno studio. Perché poi sapete, no? Una cosa è andare a dire la rodaglia, ci fanno dire, no? Una cosa è avere dei numeri in mano fatti dallo stesso linguaggio che ascoltano loro. Se viene fuori uno studio su una delle più prestigiose riviste di medicina del mondo, dove dice che uno degli effetti avversi del vaccino, che sono le infiammazioni cardiache, nei giovani, soprattutto nei giovani maschi, quindi la fascia d'età è 13-18, no? Quella più sensibile, no? diciamo a questa cosa, scoprono, dopo aver esaminato dopo anni, perché capite che queste sono, la medicina va in evoluzione, no? Tu potevi vedere l'effetto immediato ti dice sì, ma fa delle cose ma sono leggere. Poi vai a vedere che cosa succede dopo 3 anni, questo qui è il primo studio che ha fatto una ricerca abbastanza ampia dopo anni dell'insorgenza di questi problemi a seguito della vaccinazione, hanno scoperto che al contrario dello stesso tipo di infiammazione cardiaca che può venire a seguito del Covid, è quella che viene a seguito del vaccino a danno permanente. E non sai che cosa potrà portare in futuro, perché quelle cicatrici del tessuto cardiaco possono portare conseguenze gravi, tra cui anche la morte improvvisa. Ora, non è che ci vuole un genio per capire che se la scelta è guarda, sto un po' più male per 5 giorni, oppure sto malino per 2 giorni, però prendo un danno permanente, cioè, a un certo punto lo dice, guarda, preferisco rischiare di stare un po' più male per 5 giorni piuttosto che sapere di essere segnato a vita, no? Perché se no, e quindi capite che questo fattore cambia di molto l'oggettiva, diciamo, utilizzando i loro dati, quindi senza prendere quelli dell'anedotica, no? Cioè è morto mio fratello, è morto mio zio, è morta mia mamma, utilizzando i loro dati. Dovrebbe essere sufficiente per, quindi io ho avvertito prima con le buone il ministro, sono già subito passato con le meno buone, vale a dire gli ho scritto una lettera ufficiale, perché alla fine in politica scritta male, no? Perché se no, questo tipo, vedo, la lettera è partita ieri, vedo che cosa mi risponde e poi dopo nel caso parto con l'interrogazione o con qualsiasi altra cosa mi possa venire in mente di fare, perché purtroppo noi Lega non abbiamo nessuno al Ministero della Salute, problemi di prendere pochi voti, ci sono un po' di ministeri dove non ci siamo, però devo dire che il sottosegretario Gemmato è, mi verrebbe a dire, uno di noi, insomma, diciamo che è uno abbastanza sensibile a questi temi, quindi io mi appoggio molto a lui per determinate cose. Siamo riusciti a fermare il piano pandemico dell'OMS, no? E così via, quindi con molta fatica, perché ripeto, fosse per il ministro, magari con tecnico, tutto bene, no? Invece con molta fatica, in una maniera o nell'altra, siamo riusciti a fermare alcune cose, vediamo se riusciremo a portare a casa qualche risultato.
Dal punto di vista invece di quello che hai detto su che cosa si può fare e come la guerra vedrei bene io non posso impedire a nessuno di candidarsi e in molti casi io ho un po' tifato anche per certi partiti del dissenso, no? E così via, cioè quando se ci fossero stati dei grandi risultati, no? Di tutti i partiti avrebbe anche aiutato il trasferire il mio messaggio, no? Hai visto che cosa succede? Ma dato che purtroppo spesso e volentieri questi virgolette partiti del dissenso sono molto divisi, molto personalisti, quindi abbiamo visto ormai con una certa casistica che ormai è diventata abbastanza ampia, che purtroppo non diventa normalmente improbo passare soglie di sbarramento e così tipo, e anche qualora ci si riesca è difficile perché ci vuole il 50%, cioè bisogna mettere per fare qualsiasi cosa, bisogna mettersi insieme. Secondo me, poi ripeto, la scelta è di tutti, la strada giusta ce l'ha insegnata Kennedy. Cioè, visibilità tu la porti avanti delle idee, ma quando si arriva al dunque bisogna scegliere quale delle due parti che hanno più probabilità di vincere è quella dove io posso portare avanti meglio le mie idee. Quindi lui pure del Partito Democratico ha deciso di allearsi con Trump per portare avanti meglio le proprie idee. Io credo che questa debba essere scelta da parte nostra, che sono convinto che ci sarebbero proprio spalancate per queste idee. Interrompo per una domanda che mi pertinente a questa cosa qui. Io la penso un po' diversamente per il fatto che ovviamente il problema principale dei grandi partiti è che comunque prendono gli ordini bene o male dall'altro. Voi siete effettivamente un esempio abbastanza positivo di almeno che ha almeno qualche parlamentare che dice, tenta di dire le cose come stanno, però ce ne sono altri che sono totalmente silenti e se aspettiamo il ritmo di quella politica, noi qui altro che togliere la legge Lorenzina al momento. Quindi, contestualizzando io in Emilia Romagna, ed è difficile la presenza di Luca Giorgi oggi, che comunque è un candidato presidente, dobbiamo cercare di vedere in un modo, secondo me, un filo diverso, perché i consiglieri di Luca Giorgi devono entrare in Emilia Romagna, perché è da qui che è partita purtroppo la legge Lorenzina e noi dobbiamo fare, secondo me, muro, costruendo le basi per un'alleanza che si può estendere dopo. Però, per esempio, io e Luca ci siamo conosciuti con uno scontro, io parlo proprio molto apertamente, anche in maniera molto semplice, se vogliamo, perché io sono stata la prima a dire cerchiamo di allearci con Rete Civica, con Mastacchi, perché abbiamo un punto di ingresso con persone che la pensano alla fine come noi, ma giustamente ci devono essere comunque anche dei rappresentanti di realtà coerente verità perché hanno dei cavalli di battaglia e sono formati soprattutto su queste cose. Però chiaramente ci vuole la scelta invece da parte, secondo me, del popolo di libera scelta mirata, questa è la mia personalissima opinione, ma credo e spero che possa avere sicuramente ragione e qui da noi si concretizza in un voto disgiunto, cioè voti alla lista di Teodori per far entrare i consiglieri, ma tirare la presidenza su Elena Ugolini perché abbiamo bisogno di questo risultato qui. E da lì creare dopo, poi vi lascio la parola, ve lo giuro, creare dopo le basi per un'alleanza in seguito funzionale allo scopo. Basta, ma non è anche più semplice, cioè sì. Abbiamo candidati, perché tanto siamo in libertà, cioè non si forma la sua opinione. Abbiamo candidati e mi ci metto ovvio perché sono stato massacrato in questi anni da tutti per le posizioni che ho preso, anche da esponenti politici, diciamo, non di centro-sinistra, quindi fermo, abbiamo candidati che portano avanti queste posizioni, è molto semplice anche scegliere, perché la cosa bella a queste elezioni, come le comunali, come le europee, non purtroppo a livello parlamentare, che puoi esprimere la preferenza, e tu con la preferenza scegli il candidato che ti rappresenta. Io, se mi permetto, qualora ci fosse una ragionevole certezza, diciamo così, no? Di portare a casa dei risultati clamorosi, vi direi di sì. Se invece questa ragionevole certezza non c'è, purtroppo però, io ve lo dico, ma molto distaccato, io sinceramente non devo chiedere voti di nessuno, le prossime elezioni politiche sono nel
probabilmente non sarò candidato, perché se va come spero io, sarà quella lì la legislatura della rivoluzione, e forse il Parlamento non sarà il luogo migliore per poterla attuare. Però non funziona. Non funziona perché non ci arrivate al Parlamento. Io non so neanche quanto sia il Parlamento, ma se anche fosse un 1% non ci arrivate. Cioè, in Friuli, dove c'era proprio l'onda, no? Cioè, a un certo punto lì c'erano tutti assieme, incredibilmente, sono messi tutti assieme, più uno 0, qualcosa, ma non ci sono arrivati. Ma se anche ci fossero arrivati, no? E ne facevano uno, no, di consigliere, cambiava niente, perché in ogni caso, quindi apprezzo l'idea, molto di più, punto, perché alla fine è quello che conta, no? Alla fine sarà il vedere chi ha preso più voti. Però in realtà, guarda che a catena sotto, se poi alla fine dopo le elezioni ti dicono: ah, Forza Italia ha preso più voti della Lega, vedi che è meglio la posizione dello Zulli rispetto a quella del Bondi. Se ti dicono: guarda, il PD ha preso il triplo dei voti della Lega, cioè, è minoritario, non va bene, non andate da nessuna parte. Così, e quindi, non lo so, a me personalmente, ripeto, io ho tifato, ma non posso dire che tante volte per vedere certi partiti, no, del dissenso crescere e cercare di avere successo in modo tale da... Ho detto tanti miei amici, abbiamo iniziato da Fusaro, cioè, tutta una serie di personaggi con cui ho attraversato possibilità. Ma no. Cioè, nel senso, ripeto, non voglio obbligare nessuno, non posso obbligare nessuno, e vi auguro ogni bene, ecco, cioè, l'ho anche detto durante le europee, no? Le europee c'erano tanti partiti pessimi che erano vicini al 4%, Renzi, Calenda, più Europa e cose di questo tipo. E l'argomento che veniva utilizzato tipicamente anche da molti di senso era stare a casa, perché non c'erano, no, i partiti che facevano riferimento a loro, state a casa, no? non andate a votare. E ho detto: no, piuttosto votate il partito, votate, se proprio vi repelle, no, fare la X sulla Lega, piuttosto votate chi è che c'era lì, c'era quell'altro lì, Catena De Luca lì che aveva fatto, no? Cioè, piuttosto votate quello, piuttosto di stare a casa, perché così almeno sale il quorum e Renzi, che è lì vicino al 4%, sta a casa. Quindi non sono pregiudizialmente contro, no? Ma non è che veramente non mi cambia nulla, ma non funziona. Cioè, bisogna cercare di unire le forze. Cioè, se io quando faccio una riunione di partito, invece di essere in 5, che la pensiamo in modo ideologico determinato per me, fossimo in 10, la mia vita migliora. Quindi, quando io dico le nostre porte sono aperte, non è che vi voglio far diventare autonomisti o cose di quel tipo, robe di cui non, probabilmente non me ne frega niente. È un partito sufficientemente grande per avere dentro delle idee. E io sono a prova provata, nessuno mi ha mai detto di fare nulla. Cioè, io mi sono potuto permettere in un momento dove sparavano la gente se disattendeva di votare contro i Green Pass e quelle cose lì. Ma Salvini, vi posso far vedere le chat dell'epoca, cioè, nel senso, cioè, io con questo telefono che ho 15 poche sparse in giro in tutto il mondo, se spellite, ho le mappe che vi diranno se mi ammazzano, no? dove andarlo a trovare, così, così. C'è dentro tutta la storia politica degli ultimi 8 anni, con le chat dirette delle persone. Salvini, l'ultima cosa che gli era venuta in mente di fare, poi dentro lì, cioè, guardate, non posso far cadere il governo, ed è stato un errore, perché se no vi ho detto l'uomo del papete fisso, no? E così via. Non obbligo nessuno, se non volete votare non si vota, fuori, no? Tranquilli, infatti, se vedete, erano tutti i massimi voti, no? Perché
chi aveva le spalle sufficientemente larghe per potersi permettere di dire no, perché niente, votò anche contro, come ero io e come erano altri, lo faceva, ma erano molto pochi. Gli altri, fuori, ciao. Ottimale, no, certo, sarebbe molto meglio che ci fosse stata una sollevazione di... ma non c'era maggioranza all'epoca per votare contro il Green Pass, erano tutti a favore, cioè mi sembra una pazzia, sì, perché purtroppo l'italiano ragiona così, è sempre, cioè, non so, vedevo ieri a Piazza Pulita, l'altro ieri a Piazza Pulita, c'era cosa, siete favorevoli al patrimoniale sopra i 5 milioni di euro? Sì, cioè, certo. Tutti favorevoli per le tasse per gli altri, no? Sono tutti favorevoli alle cose che fanno gli altri, tutti favorevoli. Se c'era il 90% delle persone che ha fatto il vaccino, la gente andava in giro contenta con quel cazzo di Green Pass, perché gli sembrava di avere la tessera VIP, no? C'ho la freccia alta, no, guarda qui, visto come passo, lo straccione sta fuori. E se quelli erano il 90%, perché era il 90% che si erano fatti il vaccino, così questo tipo. Uno può anche dire, no, quelli falso, vero falso, non lo so, io, gente che faceva il vaccino falso ho conosciuto solo la Camilla Giorgi, la femminista, di questo tipo, altrimenti no. Ma andava bene, era una minoranza quelli che erano contro il Green Pass, e quindi non c'era la possibilità di votare in contro. Quindi adesso è venuta fuori la consapevolezza che fosse una bulimia, ma all'epoca non c'era. In realtà c'è chi l'ha detta fin dall'inizio, è l'intervento del pomeriggio. C'è chi, senza dubbio, c'è chi anche ha fatto capire a me determinate cose, no? Cioè non è che, ripeto, non, come ho raccontato subito all'inizio, no? non sono nato con questa cosa. C'è chi ha fatto capire a me determinate cose, no? Quindi onore al merito. Ma il fatto che ci fosse chi non significa che c'è la maggioranza. E in politica? Piaccia o non piaccia, senza il 51% non vai da nessuna parte, non cambi neanche le fioriere del palazzo. E in certi casi non basta neanche il 51%, perché avete visto che adesso bisogna leggere un giudice della Corte Costituzionale, che sono quelli che ti dicono che poi il passo è una cosa ottima, perché cioè, avete visto come funziona, no? Arriva l'avvocato Mirillo, arriva il giurista Buzzilli, e così questo tipo, e dice adesso gli faccio l'esposto che veramente gli dispara, no? Così questo tipo, gli fa l'esposto che veramente gli dispara. Il giudice non sa che cosa fa la Corte Costituzionale. Arriva la Corte Costituzionale, sono tutti del PD o similari, e dicono che fa, ottimo, finito l'esposto, finita la storia dell'avvocato e così questo tipo. Ci vogliono i 3/5 e noi non ne abbiamo i 3/5 in questo momento, quindi bisognerà far sì che dovrai andare da una delle opposizioni e dirgli guarda te ne do uno, tu me ne dai 3 e così di questo tipo. Ma se io voglio pensare di avere la maggioranza della Corte Costituzionale ci vogliono non il 51%, i 3/5, poi l'altra cosa ci vogliono i 2/3. Quindi immaginate il livello di compromesso, che è una roba che probabilmente ti fa venire l'orticaria, ma a cui ogni giorno uno deve fare. Cioè se io voglio far passare una cosa in commissione bilancio, arriva un altro e mi dice cosa mi dai? Perché sennò mica te la voto. E quell'altro magari ha le fattezze di pochino. E dice, ma le squadre di calcio? Capito? Cioè è tutta una roba così, e basta saperlo, non è sufficiente essere nel giusto. Cioè il giusto è un'idea dello spirito, ci vuole il 51%, e per fare il 51% significa che tu ti devi portare dalla tua quelle buone, quelle cattive, qualcosa di questo tipo, anche della gente che non ti piace tantissimo. E dato che nel mondo della purezza, io vi conosco, cioè conosco bene il nostro mondo, no? da tempo, in molti casi anche chi la pensa in grosso modo come te, ti sta sui coglioni, perché sì, la pensa come me, ma questa rovina qua non tu hai detto così, non è così, cioè nel senso, bisogna cercare di mettersi assieme, più hai punti in contatto e più è doveroso secondo me mettersi assieme, perché così si crea un nucleo
da cui poi dopo si riesce a ottenere una maggioranza. Questo per me è l'unico modo che si può avere per riuscire a cambiare le cose. Pensateci su con attenzione, perché io credo che abbiamo veramente bisogno di tutti, e sarebbe veramente una stupidata ragionare da avversari quando secondo me